Oggi sono in compagnia di Marco Giovannelli, responsabile organizzazione e sviluppo di una notissima azienda di trasporti dell'area di Cagliari, che impiega più di 800 dipendenti, Marco. E approfitto della sua esperienza e competenza per approfondire qualche tema. Tra l'altro devo anche precisare che ho già approfittato in passato, quando Marco è stato nostro ospite ad un workshop sulla gestione delle risorse umane, con la sua testimonianza. Marco, dopo la laurea in scienze politiche ed un master in gestione delle risorse umane, tu hai virato per le risorse umane, anche se mi sembra di capire, leggendo alcune informazioni, che negli ultimi 18 anni tu hai viaggiato su due binari paralleli. Da un lato la parte più manageriale dedicata all'organizzazione e dall'altra la parte della gestione delle risorse umane. Quindi parto con una domanda semplice, ti chiedo se tu hai qualche preferenza rispetto a questi due ambiti ed eventualmente qual è la motivazione. Ma il mio secondo lavoro l'ho fatto per una multinazionale finlandese che mi aveva assunto sostanzialmente per fare da junior in un progetto che li vedeva coinvolti in una cessione di ramo d'azienda in una importante compagnia telefonica famosissima dei primi anni 2000, stava cedendo il proprio network ad una società molto grande, anche quella nel settore delle infrastrutture, che stava cercando di diversificare il business. Per cui io, come junior, per la prima volta mi affacciai al mondo delle organizzazioni, presi contatto con il mondo degli organigrammi, dei flussi, dei processi, dei dimensionamenti, e fu amore a prima vista. Per cui diciamo che l'organizzazione io l'ho vissuta, la vivo come un po' la cotta che si vive da ragazzi, che non riesci mai a dimenticare. Di fatto però poi ogni soluzione organizzativa ha bisogno delle persone per poter agire, per cui gestione delle risorse umane e organizzazione in realtà sono due facce della stessa medaglia, che per forza di cose chi vive il nostro lavoro deve per forza di cose affrontare e gestire, tentare di gestire al meglio. Marco, tu hai risposto in maniera troppo diplomatica alla mia prima domanda. E allora ti incalzo con una seconda domanda un po' più complicata. In qualche modo ti metto alla prova. Allora immaginiamo che in un'azienda complessa come la vostra, un'azienda di trasporti, la direzione generale ti chieda di incrementare la performance economica del 3%. A questo punto, secondo la tua esperienza, fermo restando quello che dicevi prima, insomma, è più facile agire sulla macchina organizzativa oppure sulle persone? Mi vuoi per forza mettere in difficoltà allora, ok. Cosa posso dire? Posso dire che quando si disegna un'organizzazione, quando pensi a reingegnerizzare un processo, a dimensionare un'unità, cercando naturalmente di sintetizzare e semplificare il concetto, tu alla fine dei conti ti ritrovi a tavolino a fare una serie di riflessioni, per cui l'organizzazione, quello che ritieni essere il disegno più adatto per l'organizzazione, in realtà lo strutturi a tavolino, e quella rappresenta una situazione che possiamo definire laboratoriale, per cui abbastanza semplice da gestire in quel momento. La cosa che non va dimenticata è che però nel momento in cui tu disegni una nuova struttura, una nuova organizzazione, un processo, quel che sia, stai strutturando qualcosa di complesso, una struttura complessa che ha lo scopo di essere calata su un'altra realtà complessa, che è quella rappresentata dalle persone. E quando io faccio riferimento al termine complesso, faccio riferimento agli stati, tecnicamente sono chiamati gli stati, che vengono presi in considerazione all'interno di un'organizzazione o quando si riflette sulle persone. Tu crei un'organizzazione complessa per andare a standardizzare la complessità delle persone, che è qualcosa di veramente paradossale, perché
le persone sono complesse non soltanto perché numerosamente messe insieme fanno un complesso di persone, ma perché sono complesse come individui. Ciascuno di loro ha un proprio vissuto, ha delle proprie attitudini, ha delle proprie capacità, delle proprie competenze, insomma, riuscire a standardizzare qualcosa che per sua natura complesso è davvero molto difficile. Per cui, se proprio dovessi dire cosa è più difficile tra l'organizzazione e le risorse umane, direi la gestione delle risorse umane. Marco, per quanto nella prima risposta tu mi abbia detto di esserti innamorato a prima vista dell'organizzazione, leggendo il tuo profilo su LinkedIn mi sembra invece di percepire che poi hai cambiato, ti sia innamorato di più della gestione delle risorse umane. Insomma, ti faccio una domanda che in realtà ne nasconde due. La prima è: che cosa a tuo parere, in funzione un po' dell'esperienza di questi 18 anni, che cosa è cambiato nell'ambito della gestione delle risorse umane? La seconda parte della domanda, o comunque quasi la seconda domanda, invece è: dal momento che tu sei un proattivo, uno sperimentatore, se c'è qualche iniziativa tra le tante che tu hai portato avanti di cui vai particolarmente fiero e che pensi di poter condividere? Due domande alla volta, insomma. Non dovresti fare così tanto affidamento sulla mia memoria, quindi magari ti chiedo aiuto. Va bene. Allora, cosa è cambiato nei 18 anni? Allora, io credo che un po' la nomenclatura che ci hanno assegnato in corso di questi anni la dica abbastanza, perché siamo passati da capo del personale oppure a capo o responsabile direttore delle risorse umane, adesso va di voga capo direttore dello human capital, capitale umano, insomma questa nomenclatura secondo me dice abbastanza perché ci individua anche rispetto al tipo di lavoro che facevamo prima e che invece facciamo adesso, perché ad esempio a mio parere quando ci inquadravano come capi o esperti del personale ci relegavano a quel recinto tipico giuslavorista oppure di amministrazione di persone che si concretizzava poi, che ne so, nell'elaborazione delle buste paga oppure nella gestione delle relazioni industriali. Poi un pochino con lo sviluppo della società che io insomma annovero negli anni 70-80, c'è stato il passaggio alle risorse umane individuate questa volta non ancora come persone ma come appunto risorse da poter eventualmente consumare, fino ad una, speriamo, consapevolezza invece che le persone rappresentano il vero capitale delle aziende su cui puntare perché le aziende possano crescere dal punto di vista del business. Quindi io credo che questi 18 anni siano stati una rincorsa ad una consapevolezza del ruolo che i vari direttori del personale, direttori delle risorse umane o dello human capital avessero voglia di raggiungere. Contemporaneamente c'è il tentativo, credo riuscito, che stia riuscendo, di assegnare alle risorse umane o alle persone in generale, che forse è meglio chiamarle così, il vero peso che hanno all'interno delle aziende, e questo è molto importante. Credo che tra l'altro questa evoluzione non sia ancora terminata, perché adesso per esempio parliamo di HR business partner, per cui una partecipazione più attiva da parte dei direttori del personale o che dir si voglia all'interno del business, per cui diciamo un'evoluzione che non si è arrestata e che spero non si arresti. Ultimamente ci inquadrano anche come esperti di innovazione, perché il nostro contributo dal punto di vista organizzativo l'ha coniugato con la visione maggiormente tecnologica delle aziende sui processi, ci porta naturalmente ad essere il trade union tra persone, organizzazione e sistemi informativi, per cui è un'evoluzione che non si arresta a questi 18 anni, ma che ci vedrà evidentemente poi attori anche nei prossimi anni. Poi la seconda domanda, se non ricordo male, era relativa a qualche azione che mi avesse particolarmente reso contento. Nella premessa tu dicevi che
facevi riferimento alla mia volontà, al desiderio di sperimentare, però ti posso dire che in realtà poi un'azione che ricordo con grande piacere è molto legata a qualcosa di tradizionale, che è la formazione delle risorse umane, quando qualche anno addietro, praticamente grazie al Fondo Sociale Europeo, riuscimmo a stringere gemellaggi con delle società straniere. Per noi era ed è molto importante il benchmark in azienda, proprio perché per scambiare le migliori pratiche possibili che vengono adottate in azienda, e grazie a quell'esperienza riuscimmo a mettere insieme fu importante quell'esperienza perché mettemmo insieme diverse persone di diverse unità aziendali e scambiamo appunto le migliori pratiche che noi pensavamo avere a disposizione con partner europei, in particolare ricordo Barcellona, ricordo Bruxelles, a cui poi si aggiunse anche Rennes, se non ricordo male, per cui quello è una la porto nel cuore come azione, proprio perché ci ha consentito di uscire anche un po' dal contesto domestico che come isola e come paese in generale tendiamo a vivere. Per cui diciamo che quella è un'esperienza che mi porto sempre nel cuore, ma ce ne sono tante altre. Da ultimo la recente riorganizzazione dell'intera struttura aziendale che abbiamo varato soltanto ad aprile e che speriamo poi dia i suoi effetti nel prossimo anno e mezzo. Allora Marco, intanto ricordo con piacere anch'io quel periodo in cui i tuoi colleghi andarono a Barcellona, perché anche in qualche modo anch'io fui protagonista incontrando, credo, forse 200 persone che hanno lavorato che lavorano nella tua azienda. E ho in mente l'ultima domanda per te, che fa da contraltare alla precedente. Cioè, vale a dire, questa volta invece ti chiedo se c'è qualche iniziativa che tu hai portato avanti, hai suggerito, che poi col senno di poi non ha offerto i risultati sperati. Beh, chi è che non ha uno scheletro nell'armadio? Allora, guarda, noi stiamo affrontando da qualche mese un tema molto importante per noi, che è quello della comunicazione. Tant'è vero che abbiamo riprogettato e stiamo implementando la nuova intranet aziendale. E proprio il tema della comunicazione rappresenta potenzialmente quel fallimento a cui facevi riferimento tu prima, perché io ricordo con tutto l'entusiasmo che io e chi mi accompagnava in quell'esperienza mettemmo nella costruzione di quello che allora noi chiamavamo house organ aziendale, e la composizione della redazione, i piani redazionali che facevamo, lo studio di publisher per la descrizione degli articoli, la redazione degli articoli, la pubblicazione del nostro house organ. Ecco, però diciamo che quell'house organ durò praticamente due stagioni e alla fine i ritorni che avevamo in termini di letture e di commenti, reazioni praticamente a quello strumento ci ha poi fatto comprendere che non era quello che effettivamente serviva in quel momento storico e che forse sarebbe stato meglio abbandonarlo. Per cui quello sicuramente è un progetto che è andato fallito, però come tutti i progetti falliti in realtà sono quei trampolini, quei boom viatici che poi ti indicano la strada da percorrere per i progetti futuri. E noi, grazie a quell'esperienza, tant'è vero, abbiamo strutturato una prima intranet che poi adesso abbiamo abbandonato per la nuova intranet. Per cui io mi auguro in realtà che quel fallimento, la consapevolezza degli errori fatti a suo tempo, che probabilmente poi abbiamo ripetuto, anche se migliorato, nell'esperienza della prima intranet, ci permettano di strutturare un processo comunicativo verso sempre le risorse umane sempre più efficace e in grado di permettere loro di conoscere molto più approfonditamente l'azienda e in che direzione sta andando l'azienda. Marco, abbiamo concluso la nostra passeggiata. Devo dire che mi hai fregato, perché io sono venuto in abbigliamento da jogging, invece tu sei venuto elegante. Elegante. diciamo anche casual. Perché i nostri amici lo sanno, noi siamo degli atleti, o meglio tu lo sei in qualche modo più di me in questo momento. Marco, grazie.
Ti ho anticipato prima che organizzeremo a breve un workshop sulla gestione delle risorse umane, quindi tu sarai il nostro speaker, il testimonial aziendale. Volentieri. Sarà all'inizio dell'anno. Salutiamo i nostri amici, li invitiamo a, come dire, a mettere like sulla pagina ed eventualmente anche condividerlo. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Ciao.